cose che abbiamo nel nostro territorio, cominciando proprio dalle carte. E devo dire la verità, ho accolto immediatamente, anzi abbiamo colto immediatamente questo spunto e ho chiesto di venire a Sant'Angelo a rappresentarla, perché è un'occasione di conoscere e soprattutto di fare sinergia anche con i piedimontesi, gli alifani, che tengono a cuore come noi, tra l'altro, le manifestazioni popolari. Vi auguro una buona serata e ringrazio di cuore loro che sono intervenuti e hanno accolto il mio invito. Grazie. E adesso facciamo Fra Ciavolino. Fra Ciavolino era un frate che purtroppo andò in galera perché aveva ammazzato un uomo. Però la farsa non dice veramente chi ha ammazzato, perché la storia è diversa dalla realtà, dalla farsa, diciamo, dalla fantasia, ecco, dall'artificio che sta nella fantasia. Perché? Perché praticamente lui aveva 24 anni ed era un giovane bello, eloquente, aveva delle capacità oratorie, io vorrei lo guardi, che so dire al loro cuore, se c'è così. E quindi praticamente sapeva parlare e sapeva affascinare le donne, ma non solo, erano le donne che erano affascinate da questo ragazzo, che purtroppo lo volevano tutti quanti posseduto. Però ci fu, diciamo, un accordo tra lui e padre guardiano. Il padre guardiano da questa cosa guadagnava molto, ci guadagnava, perché le donne purtroppo lo pagavano sempre, finché si accumula una grande fortuna con l'endo, proprio di soldi. E praticamente che successe? Successe che a un certo punto lui, dopo aver avuto 142 amanti, con più condetti, principesse, eccetera, poi ve lo dirà pure, Pulcinella, e quindi praticamente successe che lui si innamorò di una ragazza, la signorina Ambrogi. Quale mette la testa, e allora lui andò dal padre guardiano e dice: padre, allora per merito mio abbiamo accumulato tutti questi soldi, io non li voglio tutti, però a me facciamo a metà per ciascuno. Il padre: ma tu sei pazzo, questi sono soldi del commesso, ne l'hanno dati, perché dovevano venire a me? No, quelli l'hanno dato a me, no, quelli l'hanno dato a me, arrivarono alle mani. Boh, tenete presente, un giovane di 24 anni è bello, fortuna, grande, proprio, guardate là, Enzo Sciambani, Enzo Appire, e allora praticamente che successe? Successe che lui, siccome era forte e robusto, e praticamente il padre guardiano gli voleva dare uno schiaffo, lui per difendere se lo prese per la gola e prende un poco di più lo ammazzato. E quindi lui ha ammazzato il padre guardiano e non, diciamo, il marito della Ambrogi, come noi recitiamo nella fatta, perché poi la fatta, diciamo, è frutto anche di fantasia e di personaggi poi inventati intorno alla vicenda di padre di Fra Ciavolino, perché la dovevamo rappresentare. Però questa viene rappresentata dal 1917 e tuttora vive e vive e vegeta nelle nostre zone in particolare. Va bene? Va bene. La principessa
avu questo, tutte quelle che ci avano appresso. Però stavolta leggio una pazziata. L'hanno arrestato e in galera l'hanno portato. Io che bella figura che ha fatto, andando a mia concetta. Sì, sì, ti è piaciuto con passare tutte quelle femmine? Ti piaceva francese? Sì, sì, ti piaceva francese. Ti piaceva spagnola? Oh, mo, ti hanno acchiappato due mani ritta tagliola. Che aveva la mano più dura. Prima che, non avevamo paura di nessuno. Venite avanti, al fascino lo sentì. Cosa fa quella signorina sempre al medesimo posto? Mandatela via. Signorina, cosa fate sempre al medesimo posto? Andate via! Deve venire sciavolino davanti alla giustizia! Niente male faccio, l'ultima volta voglio salva, per cedere io frate mi teneva, disse la cimicia che mi teneva. Signorina, non è la prima né la seconda volta che la metto, la terza volta la metto ai ferri.
voglio salvare, caro Shaolin, caro Shambai. Imputato, fatevi avanti e rispondete alle mie domande. Come vi chiamate? Shaolino decimo Salvatore. E dove siete nato? In quella bella città di Napoli. Quanti anni avete? 24. Vi ricordate chi vi arrestò il 14 settembre del 1917? Sì. Mi sembra quest'uomo di fiero aspetto ed eccolo qui, vicino a me. E per l'appunto, il brigadiere Broccoletti. Presente. Ditemi un po', che impressione vi fece questo imputato al momento dell'arresto del 14 settembre del 1917? L'impressione che mi fece al momento del suo arresto fu veramente sbalordita, come se avesse commesso un delitto, perché i suoi abiti erano macchiati di sangue. Va bene. Signorina Ambrogi. Presente. Lei è stata citata in questa corte quale testa a percussione, a carico dell'imputato, è vero? Signor sì. Quindi, lei ha l'obbligo di giurare e di dire tutta la verità. E badi bene che chi fa dei falsi giuramenti andrà sotto pena. Perciò, alzi la mano destra e dica presso a me: giuro di dire la verità. La verità. Tutta la verità. Nient'altro che la verità. Nient'altro che la verità, lo giuro. Lo giuro. Ci dica qualcosa sull'imputato. Io nulla so e nulla posso rispondere perché le mie relazioni con lui furono passeggere e non ricordo le circostanze. Come non ricorda le circostanze? Non è stata forse stato sua amante? Mio amante? Falso. Eravamo suoi amici. Ma ora non lo conosco più. Va bene, si può ritirare. Marchesa Fiorellini. Presente. Si avvicina al banco e risponde alle mie domande. Dopo di aver giurato però, mi raccomando. Va bene. Mi dica, quando e come ha conosciuto l'imputato Fracciaolino qui presente? Una domenica, per caso me ne andavo a passeggiare e lo incontrai. Mi chiese un'informazione. Ed ha avuto qualche relazione con lui? Assolutamente no. Lui aveva uno sguardo diabolico, famelico, da far paura. Poi? E poi l'accompagnai all'indirizzo che mi aveva chiesto e subito mi allontanai. Adesso ricordo, mi chiese se volevo confessarmi. E lei cosa rispose? Si confessò? Gli dissi di no, perché non avevo fatto nessun peccato e né volevo farne. Io capii le sue intenzioni, perciò non caddi nella sua trappola e null'altro so. Va bene, si può accomodare. Chiamiamo adesso la signorina Contessa. Presente. Lei è stata citata in questa causa quale testa a carico dell'imputato, è vero? Signor sì. Quindi lei ha l'obbligo di giurare e di dire tutta la verità. Io nulla so e nulla posso rispondere per il momento. Ma se il mio tavolino non viene assolto, porterò questa causa fino al Tribunale di Roma. Mi dica, perché mostra tanta premura per l'imputato qui presente? Perché è un bravo ragazzo e io lo conosco bene. Le maldicenze che si dicono su di lui sono false dicerie, messe in atto da qualche bramosa e perfida donna che lo voleva possedere, ma poi non ci è riuscita. Va bene, si può ritirare. Chiamiamo ora a testimoniare la signora principessa. Presente. Mi dica, signora principessa, in che circostanza ha conosciuto l'imputato qui presente Fracciaolino? Veramente
santi. E in una di queste occasioni mi fece delle avance. E cosa sono queste avance? Mi ti parli chiaro? Mi fece delle proposte oscene. Io inizialmente l'ascoltai soltanto, poi mi fece toccare il cordone e mi disse di spiare le mie colpe. Mi prese con inganno, signor Presidente. La carne è debole e Dio cedette le sue lusinghe. Questo frate è un ladro d'amore. Ma quanto è dolce, sa rubare proprio bene. Altro non so e non ricordo altre circostanze. Va bene, resti a disposizione. Chiamiamo ora ad argomentare la duchessa Lauretana. Sono qua, mi dica. Duchessa Lauretana, lei conosce l'imputato? Ma certo che lo conosco. Mi ha fatto una corte spietata. Ma io non me lo calcolavo proprio. Però mi faceva tenerezza con quell'aria di ingenuità che lo ospitavo e ci soffermavamo solo a parlare. Di cosa parlavate? Beh, del più e del meno, e poi sempre meno, finché... Finché continui. Finché non era più necessario parlare. Dalle parole si passava ai fatti, dai fatti ai misfatti. Si spegnevano le luci e si compivano gli atti. Ci sentivamo attratti l'un l'altro. Facevamo le fusa. Eravamo come due gatti. Così anche lei è caduta nella rete. Veramente, signor Presidente, sono caduta nella rete, ma in quella del letto. Peraltro, per il resto non ricordo, non so altro. Va bene, si può ritirare. Le testi si ostinano a rispondere evasivamente a tutte le domande, con non so e non ricordo le circostanze. Ora passiamo la parola al pubblico ministero. Io, dall'alto incarico di pubblico ministero, nel processo contro Ciavolino Decimo Salvatore, accertate le prove della sua colpevolezza? Propongo che l'imputato venga condannato ai lavori forzati. Ora la parola passa ai giurati. Io invece, in qualità di giurato, visti gli articoli 28 e 24 del codice penale, propongo che l'imputato sia condannato all'ergastolo. Mi associo al mio collega, questo non è un monaco, è un criminale. Avvocato, prego. Sono stupido e sono seccato veramente di questo processo tanto complicato. Il presidente è duro a dire il vero. Bisogna avere astuzia nella difesa per poi non rimanere a zero dopo di aver fatto tanto il cane da presa. È monaco, signor presidente, ma cosa importa se ha avuto qualche amante? 142. Ce ne sono tanti e tanti di questi monaci e monache. Si nasce per amore, si vive per amore. Ma si può mai condannare un giovane così? No! Fra Ciavolino, fra Ciavolino. Io sono un difensore e lo difenderò. La mia
gonfio il naso e poi comincerò. Brugnoni, brugnoni tutti gli avvocati. Guai a chi ci capita sotto, a mischini fatti due cucchini dell'acqua, perciò se ne vanno assai soldi. Beate a me e a voi che non avevo bisogno. Sentite a me, è meglio assai andare a stalla con gli animali e non fra cause avvocati. A me mi chiamano il piccolo riccio, i facci mai e i mi spiccio. Ciao lì, ti può me ne va, ma tu sono sicuro che sei condannato. L'abito non fa il monaco,
con questa condanna. Voi non fate altro che condannare un pazzo! Un pazzo sì, ma un pazzo d'amore! Perciò, piangete donne, e lacrimate forte, il re dei cuori è condannato a morte. Signor Presidente, mi rimetto alla vostra giustizia. Signor Re, sull'imputato? Signor no, signor Presidente. Mi aspetto solo che l'imputato venga condannato al massimo della pena. Signori giurati, avete altro da aggiungere sull'imputato? Signor no, signor Presidente. Signor no, vostro onore. La Corte si ritira per deliberare. Avessi mai fatto che supporta, davanti a Dio giurasti falsamente, mo vai carcerata veramente, povera amante tuoi con manna fa. Tante donne, per esse ha commesso un grave delitto, uccidendo Sebastiano Saverio. Visto gli articoli 450 e 630 e 790, lo condanna alla pena di 24 anni di carcere e 3 di sorveglianza speciale. Avete inteso, Ciaolino? Certo, signor Presidente, ho inteso. Vi ringrazio. E vi ringraziate. Come? Mi ringraziate? Perché non ve lo dico per ironia, ma vi dico solo che voi non arrestate, non condannate questo frate, ma condannate questo proprione! Carabinieri! Una parola. Dica! Sono combattuto l'uomo, certo non mi nascerà, sempre benedetti monaci, sono stato fino a mo', capite che ero un giovane, non ero ma tu vieni signora
Maria Civilina. Roberta Civilina. Vigozzo Riccio, duchessa Lanzà, Valentina, come si chiama? La buona è fratello Saurita, la contessa Anna Rita Imparato, Anna Rita Imparato, Pulcinella Cavapiti, abbiamo anche Marga la truccatrice in questo momento. Ci no, è stata. Thank you.